Il più cordiale buon pomeriggio dalla tensostruttura Paolo Borsellino di Bitonto, da Nicola Vacca, per questa 21esima giornata del campionato di calcio a 5 femminile fra la polisportiva 5 Bitonto e la Soccer Altamura. Una giornata sicuramente importante per le ragazze della polisportiva che quest'oggi devono per forza continuare il loro percorso verso la fase finale con una vittoria che sicuramente darebbe ancora di più tranquillità e sicurezza per questa classifica che non è assolutamente scontata. Come al solito la telecronaca è affidata a Michele Cotugno De Palma, a cui passo il microfono, a cui dico anche buon pomeriggio e bentrovato. Ciao a te, buongiorno a te, saluto anch'io a casa, saluto le compagini dell'esposizione dall'Altamura, squadra ospitata qui dal Paolo Borsellino con Nucci, Lorusso, Ricco, Iacovelli, Carone, Difonso, Papangelo, Piccinno, Grimaldi, Mastromarino, Mazzilli e Zaccannino. Risponde la squadra ospitante, il Bitonto capolista insieme al New Cup San Michele, Tempesta, Anaclerio, Papa Picco, Buono, La Rossa, Porcelli, Azzarino, Minafra, Pantaleo, Ficarotta, Palattella e Cinque Palmi. Match che ha tantissimi motivi di interesse, diceva anche Giola poc'anzi, sia per i tre punti in palio, perché servono entrambe le squadre, il Bitonto che deve restare in testa alla classifica, quindi insieme al San Michele, che ritorna in casa dopo il quella sconfitta del KO di 4 settimane fa contro il San Michele, primo KO in campionato, e che ha consentito alle San Michele di affiancare appunto le Leoncelle in testa alla classifica. L'Altamura servono i tre punti per restare aggrappati alla zona playoff. L'Altamura è terzo in classifica con una partita in meno, con 9 punti di ritardo proprio dal duo in testa appunto Bitonto e San Michele. E a questo punto del campionato, se appunto se così finisse il campionato, i playoff non si disputerebbero, perché tra la prima e la terza ci sono più di 8 punti di distacco. Quindi capite, amici da casa, come sono molteplici i motivi di interessi di questa partita. I tre punti servono entrambe le compagini e sicuramente vedremo un grande spettacolo a Paolo Borsellino. Inizia il match qui al Paolo Borsellino, prima palla dell'Altamura, subito la conclusione, angolo per l'Altamura con l'intervento di Papa Picco su Lorusso. Bitonto che deve fare a meno delle assenze di Lavina Di Meo, di Alessandra Mazzaro e anche di Cardone, ma rientra il numero 5 Papa Picco. Sono anche presenti i due volti nuovi, quella di Palattella e quella di Ficarotta, e anche rientro importante di due pedine come Simona Porcelli e Mica Azzarino. Altamura, che dicevo, è terzo in classifica, squadra per nulla materasso, quella di Rosaria Campanelli, terza con sole 3 sconfitte in 18 partite, che Altamura che ha infilato 8 vittorie consecutive e non perde dal 27 novembre, il dì della sconfitta contro il San Michele, appunto in casa della capolista insieme al Bitonto. In Altamura, squadra compatta, squadra esperta, squadra rognosa, quella che oggi affrontano le Leoncelle, che hanno bisogno di vincere anche per dimenticare il KO subito qui il 19 gennaio contro il San Michele nello scontro diretto ad alta quota al vertice. Un calcio piazzato per l'Altamura sulla palla numero 5 Ricco. Altamura che ha perso soltanto una volta in trasferta appunto a novembre contro il San Michele. Per il resto filotto quasi completo per le murgiane, che quindi si dimostrano avversarie ben ostiche per il Bitonto, che per converso in casa ha rifilato ben 7 vittorie e una sconfitta. Quindi altro motivo di grandissimo interesse per il Paolo Borsellino in questo match di cartello del turno 21 di campionato. La prima il Bitonto e la terza l'Altamura. Intanto Anaclerio apre bene per Papa Picco. Primo sussurro del match, Papa Picco ha parato in qualche modo Nucci. Papa Picco ancora,
Poi non si tente con Capitan La Rossa. Interessante il tentativo di Papa Picco di qualche secondo fa, ha intercettato in due tempi l'estremo difensore Grimaldi, non Nucci, Grimaldi a difendere la porta di Altamura. Ora palla al piede con Lo Russo. Da questa parte per Piccino. Piccino allarga per Ricco. Prova Piccino. Sempre Ricco, Piccino. Bitonto si difende bene, il tentativo da fuori di Mazzini, la palla si spegne sul fondo, rimessa per il Bitonto, la sfera c'è Tempesta per Porcelli, La Rossa, Anaclerio, non si intende con Porcelli, ma bello il tentativo di scambio tra le due, Leoncelle, quindi rimessa per l'Altamura, sempre Lo Russo. Ricco, quindi Mazzilli, ancora l'Altamura con sempre Ricco, Piccino, Mazzilli, il tentativo semplice per Tempesta, La Rossa, riparte il Bitonto, Porcelli, rientro importante per il 6 del Bitonto, quindi la sfera che si perde. Rimessa per l'Altamura. Ancora Lo Russo, ben braccata da La Rossa, quindi Tempesta. Angolo per rimessa per l'Altamura. Sulla sfera c'è sempre Mazzilli. Bene Porcelli, quindi Ricco. Ancora Piccino, poi in qualche modo Tempesta. Riparte il Bitonto con Anaclerio, palla troppo lunga, anzi era per Porcelli, non si intendono Tempesta e Porcelli. Altamura quindi che finora fa la parte di Bitonto che aspetta, si chiude bene e tenta il contropiede. Sembra questo il leitmotiv del match finora in queste battute iniziali con Paolo Borsellino. Poi tenta di fine la giocata Piccino, ma capisce tutto Tempesta, riparte Porcelli, Anaclerio. Altamura molto alta, quindi pressa bene la squadra di mister Campanelli. Piuttosto che fa fatica a impostare la manovra. La Rossa per Papa Picco. Prova Papa Picco. Braccata da due, poi perde palla. Quindi riparte l'Altamura con Lo Russo all'indietro per Piccino. Quindi Ricco intercetta bene Anaclerio. Nicola. Sì, un Bitonto che dovrebbe giocare forse meno velocemente la palla, perché il fatto che l'ha giocata più volte sono stati costretti poi a rincorrere in quanto non si sono trovati con i passaggi. Un Altamura, come hai detto tu, che sta giocando molto molto alto, per cui bisogna stare anche molto attento alle ragazze biancorosse, perché logicamente non perderanno nessun tipo di pallone. Un po' più tranquille le nostre ragazze, perché giocare le vedo un attimino nervose, forse perché come al solito hanno voglia di concludere subito la partita con i gol. Le giocate si fanno con calma, eccola, questa è una. Papa Picco, spallata fallosamente da Piccino ed è giallo per Piccino. Intervento abbastanza rude quello di Piccino su Papa Picco. Quasi al sesto, primo giallo del match per Piccino. Intervento di spalla falloso ai danni di Papa Picco. Quindi calcio piazzato per il Bitonto da posizione certamente interessante. Si è pur un po' defilata la porta difesa da Grimaldi. La sfera ci sono pronte La Rossa e Anaclerio. Vediamo chi batterà delle due. Bella la giocata, palla al piede di Papa Picco, sulla quale è franata senza complimenti Piccino. Quindi pronta Anaclerio. Questo calcio piazzato per il Bitonto. Anzi, parte La Rossa. È la palla che sfiora il bersaglio grosso, forse il calcio d'angolo, invece no, l'ultimo tocco è stato di Azzarino, quindi brivido per l'Altamura, interessantissimo questo calcio piazzato forte e teso, quello di La Rossa. Intanto dall'altra parte prova l'Altamura, si difende bene il Bitonto Azzarino, quindi primo sussulto, anzi secondo sussulto del match per il Bitonto, ci ha provato da fuori La Rossa, grande sassata rasoterra. E per poco
non ha centrato il bersaglio grosso alle spalle di Brimaldi. Intanto si prova da fuori l'Altamura con lo russo, tiro ampiamente fuori. Era ottima come giocata, bastava soltanto una puntina in meno come piede e sicuramente la palla sarebbe andata dentro. Anaclerio, Papapicco, Anaclerio con il Bitonto all'indietro per Azzarino, rientrata anche lei dopo un periodo di assenza, Mica Azzarino. Al Bitonto, il Bitonto ha bisogno di tutte per centrare l'obiettivo della A2. Bitonto che non può perdere altri punti dopo il KO in casa interno qui contro il San Michele del 19 gennaio. Intanto a terra Piccino, si rialza subito il 10 Murgiano. Tanto è angolo per il Bitonto sulla sfera, anzi rimessa per il Bitonto, c'è sulla sfera Papapicco, Azzarino, Anaclerio, cerca la rossa, quindi Papapicco, prova a districarsi, Papapicco sbaglia per retropassaggio, la approfitta Mazzilli, da questa parte poi palla è forse fuori, ma la palla si spegne comunque sul fondo, ha tentato il contropiede l'Altamura. Gara che si dimostra fin qui molto equilibrata tra due squadre ovviamente forti, prima e terza in classifica non a caso, quindi ci divertiremo qui a pallavolo. Intanto Anaclerio non riesce nel controllo, mancheranno certamente le emozioni qui al Paolo Borsellino, un match fondamentale per entrambe le compagini, lo ripetiamo, il Bitonto non può sbagliare per restare in vetta alla classifica, Altamura non può perdere per non staccarsi dalla zona playoff. Tanto Anaclerio, Azzarino, Papapicco da questa parte bene per la rossa, prova la rossa, Papapicco, Azzarino difende la palla ed è rimessa per l'Altamura. In realtà Papapicco messa a terra, anzi no, intanto Mazzilli scalda le mani di Tempesta, sembrava fallo quelle danni di Papapicco, cioè era proprio fallo, cioè come non ha fatto a non vedere questo fallo, vabbè, comunque. Intanto entriamo in diretta con lo russo, Altamura si difende bene il Bitonto, ci sono pochi varchi la squadra nero-verde. La conclusione tentata al volo da Ricco e l'intervento superbo e difficile di Tempesta. Intanto sulla linea salva Papapicco, l'Altamura è andata vicinissima due volte al vantaggio. Brivido lungo per il Bitonto che deve stare attento. Intanto Azzarino per Ficarotta. Papapicco, la conclusione di Papapicco. Fuori, Nicola, match equilibrato e non mancano le emozioni. No, assolutamente equilibrato, il problema è che bisogna stare molto molto attenti perché come visto Michele sui vari capovolgimenti subito l'Altamura è andata quasi a segno, bisogna stare attenti alle giocate, bisogna farle tranquille, vedi anche gli spazi che le ragazze lasciano in difesa magari perché tendono a venire davanti, poi lasciano troppo scoperta la parte difensiva e l'Altamura è lì insomma. Assolutamente sì, squadra dicevo assai esperta l'Altamura, intanto la rossa per Ficarotta, prova la conclusione, ribattuta, rimessa per il Bitonto, in fase offensiva ci ha provato Ficarotta, intanto Ficarotta sempre lei, Papapicco da questa parte per Azzarino, poi perde in qualche modo la palla, non si capisce questo errore di Azzarino, intanto l'Altamura respinge bene Ficarotta. Un match che vive di sussulti continui, capovolgimenti di fronte qui al Paolo Borsellino, ovviamente entrambe vogliono vincere. Intanto Ficarotta, riparte il Bitonto, Ficarotta per Azzarino respinge bene Grimaldi, era importante questa chance per Azzarino, contropiede, intanto l'Altamura, intervento salvifico di Papapicco, la rossa salva lo russo, il match dunque sale di intensità, emozioni da ambo le parti,
nessuno si risparmia e ovviamente il match è gradevole. Ora sta anche salendo di tono, intanto ci ha provato Papapicco da fuori, bel tentativo, la mira un po' meno, ma il match, dicevo, sta lentamente salendo di tono. Tanto è assolutamente impensabile che non potesse essere così, la prima contro la terza in classifica era assolutamente normale. Poi, dando anche un'occhiata alla classifica, considera che l'Altamura sui punti che ha guadagnato li ha guadagnati molti di più in trasferta che non in casa, così come è successo al Bitonto. Sui 54 punti che il Bitonto ha fatto, 33 li ha fatti fuori casa e 21 in casa. Questo vuol dire anche la difficoltà molto spesso delle ragazze nel vincere. Assolutamente sì, no, Ficarotta. Altamura, che in trasferta ha vinto ben 7 volte su 8 e non perde dal 27 novembre. Da allora ha infilato 8 successi consecutivi, la compagine di mister Campanelli. Quindi la rossa prende palla, riparte Papapicco, avanza Papapicco, Ficarotta, e il Bitonto passa in vantaggio. Splendida la giocata di Sabrina Papapicco, che palla al piede in un calcio coast to coast per Ficarotta, che davanti a Grimaldi non ha sbagliato. Si sblocca il punteggio qui al Paolo Borsellino. Bitonto 1, Altamura 0. Primo gol in campionato col Bitonto per Ficarotta, ma il 90% di tutto va a Papapicco. Grande giocata del numero 5 del Bitonto, che palla al piede, autrice di un coast to coast infermabile. Poi palla semplice per Ficarotta, che davanti a Grimaldi ha soltanto deposto in rete. Quindi si sblocca il punteggio qui al Paolo Borsellino, e il Bitonto a farlo con la rete di Ficarotta, primo centro in campionato per il 18 nero-verde, arrivato da 2 settimane alla corte del patron Silvano Intini. Ora vedremo come cambierà anche tatticamente il match. Altamura, che vediamo come reagirà al gol subito. Intanto Giovanna Buono, Bitonto che deve lottare su tutti i palloni. Intanto Giovanna Buono, Papapicco, finora in formissima Sabrina Papapicco. Intanto Giovanna Buono ha scaldato le mani di Grimaldi, e dicevo, il match sta lentamente salendo di tono. Le due squadre, come è ovvio che sia, non si risparmiano, e stiamo assistendo a un bellissimo spettacolo adesso tra la prima classifica, il Bitonto, insieme al San Michele, e la terza, la Soccer Altamura. Decide finora la rete messa a segno da qualche minuto da Ficarotta, che bagna con il gol le sue sorti qui al Paolo Borsellino. Tanto Porcelli, Buono, impreciso per Ficarotta. Dicevo, Ficarotta che bagna con il gol l'esordio al Paolo Borsellino. Intanto siamo già oltre la metà del primo tempo, il punteggio è sempre 1-0 qui al Paolo Borsellino, nel big match del turno 21 di campionato di Serie C femminile tra Bitonto e Altamura, prima contro terza. Nicola, come al solito il patron Silvano Intini ha sempre l'occhio lungo per quanto riguarda gli acquisti, e questo è stato uno dei tanti acquisti azzeccati quest'anno per quanto riguarda la stagione del Bitonto. Assolutamente sì, finora importante il contributo di Ficarotta. Tanto riparte l'Altamura con palla persa da Anaclerio, Porcelli la porta fuori e fa bene, quindi si spegne questa chance dell'Altamura. Dicevo, ora vedremo come cambierà il match tatticamente. L'Altamura sarà costretta a lasciare più spazi in contropiede, e il Bitonto, anche con tranquillità, deve cercare di sfruttarli. Intanto Anaclerio, intanto avanza l'Altamura, il Bitonto si difende a riccio, Anaclerio prova a infastidire. Intanto Giovanna Buono, Zaccannino, forse fallo di mano, Zaccannino. Poi da questa parte per Lo Russo, non si intendono con Piccino, e sparacchia senza problemi Papapicco. L'Altamura adesso ha rialzato il baricentro, il ritmo. Intanto palla semplice per Tempesta, ci ha provato da fuori Lo Russo. Intanto Anaclerio prova a girarsi, fa muro Lo Russo. Tanto time out chiesto dal Bitonto.
match che ora è a mille, Nicola, tante emozioni, il gol, ora vedremo come cambierà anche il match tatticamente e mentalmente. Sì, anche perché questo time out probabilmente serve per riaggiornare un attimo le idee. Probabilmente, come ho detto prima in fase di commento, stanno giocando troppo velocemente le ragazze, hanno voglia subito di andare a rete, invece dovrebbero ragionare un attimino in più. Probabilmente per questo motivo la panchina ha chiamato il time out. Comunque, come al solito, è sempre lunghissima la partita, un gol di vantaggio non è assolutamente nulla, perché nel calcio a 5 sappiamo benissimo, Michele, l'abbiamo detto più e più volte, la situazione si blocca soltanto quando l'arbitro fischia alla fine delle partite, così come sempre capita. È un Bitonto che comunque sta giocando abbastanza bene, copre tutte le parti del campo, deve soltanto stare molto attento in fase difensiva, perché le ragazze d'Altamura sono lì come le iene. Assolutamente sì, anche sfruttare gli spazi che l'Altamura lascerà inevitabilmente per tentare di recuperare lo svantaggio, e vedremo come lo sfrutteranno le nostre leoncelle. Fin qui in vantaggio 1-0 con la rete di Ficarotta, ma su grandissima prestazione di Papapicco. Buono Palattella per Anaclerio. Importante rimessa laterale, Anaclerio. Buono tiro rimpallato, calcio d'angolo. Ha tentato la conclusione Giovanna Buono, rimessa, anzi angolo per il Bitonto, sulla sfera sempre Giovanna Buono, Porcelli, la puntata di Porcelli, di poco fuori, rimette Grimaldi, riparte ad Altamura, capitano Difonso, quindi... Zaccannino si difende bene, poi a sparacchia senza complimenti Papapicco, anzi era Porcelli, scusate. Un Bitonto che finora si difende abbastanza bene, chiude gli spazi, dovrebbe forse sfruttare meglio il contropiede, gli spazi che l'Altamura lascerà e sta lasciando per gettarsi in avanti nel tentativo di rimettere in parità questa partita. Ci vedi il Bitonto avanti 1-0 grazie al bel gol di Ficarotta. Anaclerio, Giovanna Buono ci ha provato, muro di Zaccannino, è pronta Porcelli, Giovanna Buono, non si intendono, troppo complicata questa giocata tra Porcelli e Buono, palla di fatto regalata l'avversario, intanto riparte l'Altamura con lo russo, quindi era bella questa azione, per fortuna non si è ben concretizzata. Giovanna Buono, quindi Anaclerio difende palla, Anaclerio prova la giocata per Porcelli, in qualche modo salva l'Altamura, quindi Palattella troppo lungo per Simona Porcelli. Riparte l'Altamura con Difonso, beh, braccata bene da Giovanna Buono, rimessa per il Bitonto. 21esimo in questo istante, Bitonto 1, Altamura 0, Anaclerio! Era in mezzo tra un cross e un tiro in porta, ha parato prima bene Grimaldi, intanto qui si... dimentica la palla Difonso, Giovanna Buono, Anaclerio anticipata bene da Piccino, resta in fase offensiva il Bitonto, rimessa con Porcelli, Palattella, la rossa, Anaclerio, intervento difensivo di Difonso, la rossa, Palattella, gira bene per Porcelli, ancora Palattella, Altamura però sempre alto nel pressing e non riesce a sfondare anche centralmente il Bitonto. Anaclerio, la rossa, avanza la rossa, si porta la palla fuori, Altamura che resta sempre alto, sempre compatto, pressa bene,
quindi rende complicata la vita per il Bitonto, che non riesce a impostare e quindi neanche a sfruttare il contropiedi. Nicola. Sì, dovrebbero probabilmente le ragazze cercare di allargare un po' il gioco. Allargare un po' il gioco, ma soprattutto cercare di avvicinarsi quando sono con la palla fra i piedi, perché molto spesso, vedi, è capitato prima con il capitano Flora La Rossa, ha portato palla davanti ma non c'era nessuno che le ha dato una mano d'aiuto per poter poi scaricare la palla in avanti. Assolutamente sì, giusta le tue dita. Porcelli, ha provato Porcelli. Tanto riparte l'Altamura con Piccino. Bene per Difonso, da questa parte per tanto difende bene Anaclerio. Altamura che non ha creato per fortuna grossi grattacapi dopo lo svantaggio subito, anche perché il Bitonto si difende bene, con ordine, lascia pochi spazi all'Altamura, tanto che è tutto fermo per Paolo. Ci dicevo, un Bitonto che finora si difende bene e sta resistendo con ordine e con disciplina appunto agli attacchi dell'Altamura, che finora non ha creato grossi problemi a Tempesta dopo lo svantaggio. Intanto Pantaleo per Tempesta, lancio subito per Anaclerio, di testa quindi Anaclerio si scontra con Lorusso, ma è rimessa per Altamura. Un Bitonto che attende, un Bitonto che si difende bene, prova a giocare di rimessa. Intanto Difonso si porta la palla fuori. 24esimo in primo tempo, 6 al Teccaldo in questo vibrante primo tempo tra Bitonto e Altamura. Decide la rete di... intanto ci ha provato Pantaleo. Palla strozzata e finisce non di poco fuori. Tempesta. Intanto Grimaldi per Lorusso. Lorusso. Lorusso, braccata da Anaclerio, quindi lancio troppo lungo per Serbo. Lorusso difende bene Tempesta. Dicevo, mancano 5 più recupero al termine del primo. Bitonto che per ora perde palla in modo anche abbastanza. Intanto Tempesta che difende bene su questa palla velenosa di Lorusso. Angolo per l'Altamura da quest'altra parte, quindi la conclusione. Ci ha provato Piccino, mamma mia che brivido per il Bitonto, che adesso ha bucato centralmente. Squadra adesso nervosa, quella del Bitonto, che non riesce anche nelle cose più elementari. Ora il Bitonto che soffre questa fase finale di primo tempo. L'Altamura, intanto Papapicco, Pantaleo, rimessa per l'Altamura, si porta la palla fuori a Pantaleo. Ricco, Anaclerio, poi si lotta tra La Rossa, tra i numeri 10, Piccino e La Rossa. Tanto rimessa per l'Altamura, che resta in fase offensiva da qualche minuto, staziona sempre in fase offensiva la squadra di mister Rosera Campanelli. Tanto out questo con l'intervento di Papapicco. Un Bitonto che adesso soffre l'intraprendenza e lo stazionamento dell'Altamura nella propria tre quarti di gioco. Tempesta, La Rossa, guardate il pressing asfissante dell'Altamura che impedisce qualunque cosa al Bitonto. A tutto campo il pressing delle Murgiane, che sta ora mettendo alle corde il Bitonto. C'è però finora, a parte qualche incertezza, si difende bene, però perde ancora questa palla malamente. Bitonto che fa fatica adesso anche a impostare la manovra da dietro. L'Altamura è ben messa in campo, squadra molto alta, molto corta, e il Bitonto fa fatica, dicevo, a
a impostare il gioco. Intanto lancio troppo lungo per Pantaleo. Pantaleo, Piccinno, braccata da Anaclerio, Piccinno per quindi per allora Piccinno, Zaccannino, Lorusso, la conclusione tentata da Piccinno. Bella questa manovra avvolgente dell'Altamura, para però, intanto perde palla il Bitonto, l'ennesima palla persa dal Bitonto, che adesso continua a soffrire parecchio. Fase di incertezza totale per il Bitonto in questa fase finale del primo tempo. Chiede giustamente calma Sabina Papapicco alle sue. Il Bitonto adesso è un po' in confusione, non riesce a fare le cose più elementari. Nicola, vedi Michele, il problema è sempre quello: quando le ragazze vanno in vantaggio, poi probabilmente, non so, si chiude un portone, c'è qualcosa che le blocca nel far ragionare tranquillamente. Devono continuare a giocare serenamente, vedi, perché stanno perdendo tranquillamente ogni palla e logicamente le ragazze d'Altamura ci vanno sopra. Non si capisce il perché di questa di questo blocco mentale che porta le ragazze poi a sbagliare tutte le palle. Intanto resta a terra Sabina Papapicco e sportivamente ha messo la palla fuori il numero 10 dell'Altamura, Piccinno. Speriamo nulla di grave per il numero 5 del Bitonto, che si alza accompagnata da due compagne, da Ficarotta e da Barbara Minafra. La palla giustamente restituita all'Altamura. Altamura che ora, diciamola tutta, sta cercando di premere sull'acceleratore e sta mettendo alle corde il Bitonto. Intanto ennesima chance, colpo di testa di Piccinno. Altamura che con una certa facilità arriva dalle parti di Tempesta, per fortuna però non segna. Vedi Michele, proprio perché l'Altamura probabilmente ha capito che il Bitonto sta sbandando, per cui sta approfittando di tutte le palle per poterle poi portare davanti, e questo è il problema che sicuramente nell'intervallo dovranno chiarire, cioè il perché di questo veramente di questo blocco mentale che le sta portando a sbagliare troppe palle. Assolutamente sì, sarebbe fondamentale andare in vantaggio, andare al riposo col vantaggio 1-0. Siamo quasi al trentesimo di questo primo tempo. Il Bitonto conduce 1-0, ma l'Altamura da 5 minuti sta premendo sull'acceleratore e il Bitonto fa notevolissima fatica a fare qualsiasi cosa, anche a uscire dall'aria. Intanto Minafra è un flipper, si gioca soltanto nella tre quarti del Bitonto. L'Altamura pressa tutto campo. La conclusione, salva bene Papapicco, colpita dal pallone, chiede il cambio Sabina Papapicco, che non si risparmia mai, la leoncella nero-verde. Al suo posto Palattella, tanto di testa ci ha provato Zaccannino, ma anche in questo caso troppa libertà lasciata agli attaccanti dell'Altamura. Un Bitonto che in difesa centralmente adesso lascia troppi spazi. L'Altamura si sta divorando di tutto. Ma ora vediamo, era in questa circostanza, il pressing da tutto il campo dell'Altamura. Due giocatori su Porcelli, pronta a ricevere palla. Un aspetto che sicuramente il Bitonto deve valutare al riposo. Un'Altamura che dal primo secondo sta pressando a tutto il campo. E diciamolo, è il pareggio, e diciamolo, pareggio meritato dell'Altamura. Pertugio centrale, quello di Lorusso, che è davanti a Tempesta, di giustezza alla battuta. Quindi cambia il punteggio proprio a fin di primo tempo, qui al Paolo Borsellino. L'Altamura che pareggia il gol di Ficarotta. Quindi tutto da rifare per il Bitonto, 1-1. E non ci voleva anche mentalmente questo gol prima dell'intervallo. Ora vedremo come le ragazze sapranno mettere a posto le idee. Un Bitonto che ora sembra assente anche mentalmente. L'Altamura quindi si va al riposo sull'1-1.
un punteggio diciamo meritato per quanto si è visto, un Bitonto bene inizio, poi dopo il gol, Nicola, solo Altamura. Sì, come al solito succede sempre così, le ragazze poi vanno in confusione mentale, si bloccano e non riescono ad andare avanti. Pure la partita comunque, per quanto potesse e per quanto può essere difficile oggi, non deve dare la possibilità di perdere la concentrazione. Speriamo che insomma questo intervallo sia un toccasana per la squadra, per la nostra squadra neroverde, perché devono ritrovare soprattutto la concentrazione e la serenità, perché credo che sia quella che in questo momento dà la possibilità alle ragazze di giocare in scioltezza. È tutto, vi lasciamo per qualche minuto con l'intervallo. Ci ritroviamo all'inizio dell'inizio del secondo tempo. Rientriamo in diretta qui amici sportivi al Paolo Borsellino di Bitonto per il secondo tempo tra Bitonto e Altamura, big match del turno 21 di campionato di Serie C calcio a 5 regionale. Primo tempo, un bel primo tempo 1-1 in cui si è visto un Bitonto un po' contratto, un po' nervoso, un Altamura che ha dimostrato di essere una bella squadra. Vantaggio bitontino con Ficarotta, poi pareggiato a fine primo tempo da Lo Russo, su incertezza difensiva del Bitonto. Un Bitonto, dicevo, a due volti, quello di un po' disinvolto d'inizio partita, poi abbastanza contratto, nervoso e falloso della seconda parte del primo tempo. L'Altamura invece, che dall'inizio ha pressato a tutto campo e ha dimostrato di essere una squadra tutt'altro che materasso, anzi una compagine molto attenta, molto presente, quella di mister Campanelli. D'altronde in trasferta ha perso soltanto una volta in 8 partite, è terza in classifica e non perde da ben 8 partite consecutive. Ci ha provato Anaclerio, importante questa azione del Bitonto con Anaclerio. Dicevo, un Bitonto che deve fare di più rispetto al primo tempo se vuole portare a casa questa fondamentale partita, perché i 3 punti sono importanti per entrambe le compagini, sia per il Bitonto in testa col San Michele, quindi per restare ancora aggrappata al primo posto, e per riscattare la sconfitta casalinga di 2 settimane fa, di 3 settimane fa contro il San Michele. È l'Altamura che deve vincere per restare aggrappata alla zona playoff, dalla quale adesso sarebbe fuori, perché è distante più di 8 punti dalle Lepri, Bitonto e San Michele. Ci ha provato Anaclerio qualche secondo fa. Allora Anaclerio si difende bene, Ricco, un Bitonto che ha iniziato con un altro piglio questo secondo tempo, più presente, più aggressiva la squadra neroverde. D'altronde ha capito che deve fare sicuramente di più per averla meglio su questa squadra tosta come l'Altamura, la squadra forse migliore, quella che è scesa qui al Paolo Borsellino. D'altronde una compagine abbastanza esperta, quella di mister Campanelli, da tanti anni insieme, e il gioco lo dimostra, Nicola. Sì, effettivamente, come dicevi tu, il gioco lo dimostra, anche perché sono 5 anni che le ragazze di mister Campanella sono insieme, per cui questo vuol dire aver avuto ormai una maturità a livello di gruppo. Vedo le nostre ragazze entrate in campo forse in maniera più tranquilla, probabilmente questo intervallo è servito a qualcosa, perché forse le vedo un attimo più focalizzate sulla palla, non stanno buttando più la palla via come è successo prima con tutti i passaggi sbagliati che ci sono stati. Speriamo. Assolutamente sì, seconda fase di primo tempo da dimenticare per il Bitonto a livello tattico e mentale. L'Altamura era quasi in assedio verso la porta di Tempesta e alla fine primo tempo ha trovato un giusto pareggio. Tanto ora sparacchia via Porcelli, rientro importante quello di Simona Porcelli,
Oggi il Bitonto deve fare a meno di due pedine importanti, quanti? Di tre pedine importanti come Cardone, Di Meo e Mazzaro. Ma in compenso sono in rossa Ficarotta e Palattella. E rientro importante, dicevo, di Porcelli e di Azzarino. Tanto non si intendono su questa fascia Anaclerio e la rossa. Quindi palla persa per il Bitonto. Papapicco, la rossa, perde palla, braccata da Piccino. Intanto ennesimo fallo subito da Papapicco, che ci mette sempre la grinta, sempre il cuore, sempre l'orgoglio. Sabina Papapicco, il vantaggio bitontino è stato il 90%, merito suo, grazie a quella giocata coast to coast, presa palla in difesa, si è fatto tutto il parquet. Ha seguito una palla d'oro per Ficarotti, intanto ci ha provato da fuori la rossa, rimessa per il Bitonto che resta in fase offensiva in questi primissimi battute del secondo tempo. Quarto minuto di orologio qui al Paolo Borsellino, il punteggio è fermo 1-1 grazie alle reti di Ficarotta prima e di Lorusso poi. Intanto Papapicco controlla la palla agevolmente. Ora Altamura costretta a difendersi in questo principio di secondo tempo, un Bitonto più alto, più presente in campo, che cerca di mordere alle caviglie le Murgiane. Intanto Anaclerio per Porcelli, palla viene sbattuta su di lei, riparte l'Altamura con Lorusso e poi l'Altamura, come non detto, si porta in vantaggio con Mazzilli. Quindi il capovolgimento di fronte letale per il Bitonto, bella azione di contropiede per le Murgiane, quindi Bitonto 1, Altamura 2, Mazzilli, contropiede classico del calcio a 5 e per Tempesta c'è stato veramente nulla da fare. Ora cambia totalmente l'inerzia di questa partita, ora il Bitonto che deve recuperare e anche come il San Michele. Bitonto che è partito in vantaggio e poi si è fatto rimontare. Speriamo soltanto che la fine sia completamente diversa. Tanto la rossa larga per Papapicco, avanza Papapicco, troppo lunga per la rossa. Era bella l'idea di Sabina Papapicco, la migliore delle sue, senza se, senza ma finora. Sempre la maglia sudata, come si dice in questi casi, per Sabina Papapicco, il numero 5 del Bitonto. Ora vedremo come il Bitonto sta per reagire, non soltanto tatticamente, anche mentalmente al gol di Mazzilli, un gol inaspettato, visto che il Bitonto aveva iniziato bene, Nicola, questo secondo tempo. Sì, Michele, un gol inaspettato, ma dovuto purtroppo all'errore che c'è stato in fase difensiva, perché hanno lasciato un buco completamente aperto al centro e logicamente la ragazza dell'Altamura ne ha approfittato, non si poteva fare altro, non è nemmeno colpa del portiere, è proprio il buco difensivo che si è venuto a creare. Assolutamente sì, e con l'Altamura non puoi concederti certi errori difensivi. Tanto calcio piazzato per il Bitonto, sulla sfera c'è è pronta la rossa, settimo quasi del secondo tempo, quindi tutto da vivere questi 23 minuti conclusivi di match. Ora sulla sfera c'è la rossa, calcio piazzato per il Bitonto, parte la rossa, Anaclerio, Azzarino, si salva in qualche modo l'Altamura. Calcio di punizione studiato, quello del Bitonto, e per poco Azzarino non centrava il bersaglio rosso. Intanto ora vedremo l'arembaggio del Bitonto, molto probabilmente l'Altamura costretta a difendersi. Papapicco, la rossa sempre rimessa per il Bitonto, Anaclerio difende palla, Anaclerio alza troppo la sfera, Anaclerio aveva difeso bene la palla, Anaclerio poi l'ha alzata troppo davanti a Grimaldi. Tanto Mazzilli, Tempesta attenta, non sa chi passare la palla,
Anaclerio, ancora Azzarino. Azzarino, poi sbaglia per Giovanna Buono. Poi bene Anaclerio, ci lotta su ogni pallone adesso. Anaclerio la perde, la conclusione tentata da Ricco. Nessun grattacapo per Tempesta. Ovviamente adesso il match è bellissimo, inutile dirlo. Anche se l'inerzia è completamente cambiata, però con queste palle è difficile obiettivamente tentare di recuperare. Ora vedremo anche con quali soluzioni tattiche vorrà cambiare questo match il Bitonto, visto che di materiale e di qualità in panchina ce n'è tanto per la squadra nero-verde. Poi Azzarino ci ha provato, Papapicco stoppa la palla male e si porta la stessa fuori. Intanto Mazzilli completamente libera centralmente. Mazzilli, clamoroso errore difensivo del Bitonto. Per fortuna ci ha pensato Tempesta a salvare, a togliere le castagne dal fuoco. Ma che brivido per il Bitonto. Piccinno, lo russo, anzi Ricco, Piccinno, tiro violento ma non preciso. Nicola, sì, mi credo che ci sia la necessità di un time out perché le ragazze sono andate in confusione completa. Vedi, continuano da capo a rifare lo stesso gioco che hanno fatto nella prima parte del primo tempo e poi per tutto il resto della durata dopo il gol che hanno avuto del pareggio dall'Altamura. Non si può giocare così, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa, non sono saltati completamente gli schemi che forse dovevano seguire. Assolutamente sì. La sconfitta sarebbe deleteria per il Bitonto in questo scontro a distanza col San Michele. E invece l'Altamura si porterebbe a meno 6, una gara in meno comunque, quindi rientrerebbe sicuramente. Intanto giallo per Mazzilli, intervento abbastanza evidente, i danni della solita Papapicco. La migliore di gran lunga delle sue, Sabrina Papapicco. Tanti falli subiti per il 5 nero-verde. Il problema è che a volte semina da sola Papapicco. Quindi due moniti nel match, entrambi all'Altamura. Dopo Piccinno, anche Mazzilli per falli entrambi su Papapicco. Sulla sfera c'è Giovanna Buono. Tanto il tempo passa, siamo all'undicesimo, quindi 19 per le speranze del Bitonto. Ora ovviamente tutto è più complicato davanti a una squadra così esperta come l'Altamura, che ha sfruttato benissimo l'incertezza difensiva nero-verde. Predica, calma, giustamente Papapicco, Ficarotta, Azzarino, Giovanna Buono non riesce a girarsi, perde palla. Bitonto che deve sicuramente velocizzare i tempi di gioco e anche allargare la fase difensiva dell'Altamura, che si difende con ordine, bene. Squadra, dicevo, molto esperta quella murgiana. D'altronde sono 5 anni che giocano insieme e hanno sicuramente raggiunto un'intesa importante, fondamentale in queste categorie. Altamura, che in trasferta, ricordiamo, ha perso soltanto una volta quest'anno e arriva da ben 8 successi consecutivi. L'ultima sconfitta è in casa del San Michele il 27 novembre, quindi quasi 2 mesi fa, anzi quasi 3 mesi fa. 45 punti per l'Altamura in classifica con il 54 del Bitonto. Ficarotta, i 54 del Bitonto, che invece ha perso soltanto una volta in 19 partite proprio in casa qui contro il San Michele. Intanto ci ha provato Porcelli, un Bitonto che deve registrare sicuramente qualcosa, come diceva giustamente Nicola poco fa, e deve azzannare ovviamente sportivamente parlando l'avversario, essere più incisiva, più grintosa, essere come tutte Papapicco, diciamo così. Sì, Nicola. Sì, Michele, assolutamente sì, tutto quello che stai dicendo è perfettamente corretto. Il problema è che loro devono ragionare quando giocano, quando fanno i passaggi, perché buttare la palla in avanti
e non sapere effettivamente poi che cosa devi fare come conclusione di gioco ti porta soltanto a perdere la palla inutilmente e soprattutto a perdere tempo che non ti puoi permettere di perdere. Assolutamente sì. Bitonto che gioca più con la rabbia che con la testa. Intanto ci ha provato Ficarotta. Speriamo che ovviamente il tempo c'è, l'inerzia di questo match possa cambiare. Manca più di metà qui al, in questo secondo tempo al Polo Borsellino. Papapicco, Porcelli, Papapicco, avanza il Bitonto, ma guardate come si difende bene l'Altamura. Azzarino, Ficarotta, Azzarino, Azzarino salva sulla linea l'Altamura. Intanto c'è un varco difensivo pauroso del Bitonto, salva benissimo due volte Porcelli, quindi doppio brivido, ci ha provato Azzarino, ma al momento della conclusione troppo soffice davanti alla porta. Poi da quest'altra parte salvifico l'intervento due volte di Porcelli nel salvare una situazione evidentemente ingarbugliata. Intanto Ficarotta, Azzarino perde palla, poi lo russo, anzi Ricco, confusione, Azzarino, Porcelli. Deve alzare i tempi Porcelli. Siamo a quasi metà del secondo tempo e il punteggio vede Bitonto 1, Altamura 2. Bitonto passato in vantaggio e poi ha subito la rimonta dell'Altamura, così come era successo il 19 gennaio, l'ultimo appuntamento qui al Paolo Borsellino contro il San Michele. Tanto prova qui, ci ha provato qui lo russo. Suo il pareggio a fine primo tempo dell'Altamura. Ficarotta perde palla persa sciaguratamente da Ficarotta. Anaclerio batte e ribatti, e forse quell'azione è la testimonianza che il Bitonto un po' in confusione, ci vorrebbe un time out, non si capisce perché non venga chiamato. E la palla persa in quel modo da Ficarotta è forse l'emblema della confusione del Bitonto finora. Era una palla abbastanza facile da controllare, senza pressione, invece è stata gettata malamente. Per fortuna non c'è stata conseguenza grave, ma un Bitonto che non può e non deve commettere certe leggerezze, soprattutto davanti all'avversario Bencini che è spietato nell'Altamura. Intanto era bello questo pertugio per Di Porcelli nel tentativo di servire Ficarotta, ma la palla era troppo lunga. Riparte con calma l'Altamura, sta dimostrando finora, Nicola, diciamo, di meritare il successo, no, di essere più squadra del Bitonto. No, l'Altamura non sta fra virgolette rubando nulla, cioè sta giocando benissimo, sta coprendo gli spazi, merita il vantaggio. Il problema è che è brutto a dirsi, ma è che le nostre ragazze hanno perso veramente il bandolo della matassa, cioè stanno giocando veramente con rabbia più che con testa, e questo, vedi, ancora un'ennesima palla persa ancora una volta in questo momento. Questo le porta ancora di più a sbagliare, perché sanno che il tempo passa e non riescono a raggiungere il pareggio, e inevitabilmente si arriva all'errore. Assolutamente sì, davvero tanti e notevoli la matita rossa, gli errori del Bitonto in fase di impostazione, purtroppo a testimonianza di una poca sicurezza, soprattutto mentale. Si cerca l'azione individuale, non quella di squadra, è inevitabilmente la soluzione più sbagliata per tentare di riportarsi. Intanto qui palla lunga, troppo lunga per Anaclerio. Dicevo, queste palle non sono certamente utili per il Bitonto nel riportarsi in parità e per rimettere sui dritti binari questa partita, che è assolutamente fondamentale non perdere, visto il testa a testa prolungato col New Cup San Michele. Porcelli, fra Porcelli, Anaclerio si difende bene senza alzare barricate l'Altamura, che è zona di squadra, sta dimostrando di essere più squadra in questo frangente di match. La rossa la rossa è ingenuità da parte di La Rossa. Errore abbastanza grossolano per l'esperienza di La Rossa. Sì, vabbè, quasi convinta che il pallone fosse andato già fuori, invece era ancora in campo. Assolutamente sì.
Dove palla regalata all'Altamura, l'ennesima di questa partita. Anaclerio ci prova, braccata bene da Zaccannino. L'Altamura riparte, ma non si intendono le murgiane, le biancorosse di mister Campanelli. Anaclerio ci ha provato in equilibrio, a dir poco quasi precario. Braccata bene da Ricco. Anaclerio qui perde palla, Azzarino, rimessa per il Bitonto. Anaclerio, Papapicco, la rossa si gira, mette in mezzo, arriva con un attimo di ritardo Anaclerio. Era bella questa idea di La Rossa, non ci ha creduto come si doveva Anaclerio. È riuscita a districarsi bene La Rossa in questo intanto l'Altamura vicinissima al 3-1, ma incredibile lo spazio lasciato a Piccinno in questa circostanza. Si è fatta tutto il parquet senza avversarie Piccinno, incredibile. Tanto time out chiesto dall'Altamura. Non si capisce lo spazio lasciato a Piccinno in questa circostanza. Io, Michele, ho visto una cosa assurda, cioè ci sono state le ragazze che si sono aperte. Cioè io non ho capito che cosa è successo, ma ho visto soltanto le nostre ragazze che si sono aperte e l'Altamura che stava andando in rete. È una cosa che è inspiegabile. Cioè non riesco a non ho mai visto una roba del genere. È difficile capire questa circostanza, ma in effetti Piccinno si è fatto tutto il parquet senza avversari. Anzi era come se va in porta praticamente. Esatto, per fortuna non c'è andata. Però. Vabbè, non so. Ora vediamo questo time out come sarà utilizzato dal Bitonto, che indubbiamente deve registrare qualcosa. Intanto siamo al ventesimo del secondo tempo, 10 pure recupero chiaramente. Non lo so Michele, io di partite con te ne ho viste, ne abbiamo viste durante gli ultimi due campionati, ma strana così come quella di oggi non l'ho mai vista. Spero insomma almeno nel pareggio per dare un po' più di tranquillità alle ragazze. E comunque considerate insomma che alle 17 gioca anche il Leverano, gioca la San Michele con il Leverano a Leverano, per cui non è che dovrebbe essere eccessivamente difficile questa gara per le ragazze di San Michele. Noi non ci possiamo permettere di perderla assolutamente no. Intanto entriamo in diretta con La Rossa. Azzarino, Papapicco allora per Azzarino, poi il triangolo non si chiude bene, un Bitonto, troppi errori e in fase di manovra e sotto porta e soprattutto a livello difensivo. Un Bitonto decisamente, diciamolo con tanti purtroppo, sottotono finora. Eppure il match era messo decisamente bene col gol di Fitaro. Intanto Anaclerio, Azzarino, Papapicco, esce la disperata tempesta. Anaclerio, Azzarino, poi capisce tutto quanto Lo Russo, perde palla, Anaclerio, finisce a terra ed è un calcio piazzato per l'Altamura. Intervento falloso di Anaclerio ai danni di Lo Russo. Tutto oro colato per le murgiane, che vedono avvicinarsi il colpaccio qui al Paolo Borsellino, che vorrebbe dire meno 6. Eppure una gara in meno, il Bitonto si fermerebbe a 54, ma c'è ancora un'eternità da giocare qui al Paolo Borsellino. 22esimo sul cronometro, 8 più recupero per le speranze del Bitonto. Anaclerio, Papapicco, La Rossa, Papapicco, ci ha provato Papapicco. Bello questo tentativo tra La Rossa e Papapicco, ma la palla si è spenta sul fondo. La Rossa si è girata bene, poi braccata all'ultimo. Papapicco, Azzarino, perde questa palla, poi la recupera in qualche modo Papapicco. Bitonto che però deve andare in avanti, non indietro. Poi non si intende con La Rossa ed ennesima palla regalata alle murgiane, che ovviamente ringraziano. L'Altamura che sta facendo il suo dovere, il Bitonto purtroppo no. E il risultato vede le murgiane avanti 2-1.
una sconfitta che sarebbe la seconda in campionato, la seconda consecutiva in casa. La rossa, interviene bene lo russo Altamura, che si difende bene senza barricate, ma sempre sul pezzo la squadra di mister Rosaria Campanelli. Per il Bitonto, per questo Bitonto di oggi è veramente complicato. Calcio piazzato, rimessa dal laterale piano a Zarino, 23 sul cronometro, 7 più recupero, la rossa, ma il Bitonto è sempre lì, non riesce a spostarsi. Papà Picco, la rossa, Azzarino, palo esterno di Azzarino, ma c'era Grimaldi pronta, sussulto del Bitonto. Azzarino, palla troppo soft per Grimaldi. Tempesta, Papà Picco, Ficarotta, suo gol del vantaggio del Bitonto nel primo tempo, poi raggiunto, intanto errore abbastanza pacchiano, sì, si può dire, di La Rossa, ha salvato ancora una volta Tempesta, ma ancora una volta l'emblema del Bitonto di oggi, troppo nervoso, troppo falloso in fase di impostazione e di manovra. E l'Altamura, ovviamente, hanno Ficarotta, giocata di Ficarotta, poi perde palla, la recupera, ma concede un calcio d'angolo per l'Altamura. Purtroppo non cambia l'inerzia di questo match. Bitonto che non riesce a creare grattacapi con una certa insistenza, tanto di testa qui ci ha provato Zaccannino. Dicevo, Bitonto che non riesce a stazionare in fase decisiva dalle parti di Grimaldi. Altamura che si difende bene, con ordine, molto alta, Papà Picco, Ficarotta, Papà Picco, ancora Ficarotta, poi non si intende con Anaclerio. Purtroppo l'inerzia è sempre la stessa, Bitonto che gioca più con i nervi che con la testa, e contro certe squadre sono lussi che non ci si può permettere. Lo russo, anzi scusate, Ricco, poi Ficarotta, troppo lungo per Anaclerio, ma Ficarotta cerca di dare almeno un po' di brio alle giocate del Bitonto. Qui perde palla un Bitonto che appena accenna il pressing, l'Altamura ovviamente sbaglia, tanto Papà Picco, Porcello, un Bitonto che fa fatica a girare la palla con più velocità. Anaclerio prova Ficarotta, ci ha provato Ficarotta, palla che si spegne sul fondo. Diceva, l'unica Ficarotta che cerca di creare un po' di grattacapi, un po' di brio alla arida manovra nero verde. Ficarotta, Papà Picco, Porcelli, Ficarotta, Anna Ficarotta, Porcelli, Papà Picco, non c'è nessuno in mezzo. Ficarotta non si intende con Anaclerio. Riparte Grimaldi nel nulla, però Tempesta, Papà Picco, l'uno per Anaclerio, 27 sul cronometro, no, 180 secondi più recupero per le speranze del Bitonto, per almeno riagguantare il pareggio, tanto intervento falloso ai danni di Papà Picco, intervento falloso di Difonso su Papà Picco, la migliore delle sue, Papà Picco insieme a Ficarotta, Papà Picco, Porcelli, Ficarotta, il Bitonto dovrebbe velocizzare la manovra, non manca poi tantissimo. Porcelli, Anaclerio,
Ficarotta anticipata, poi intervento intanto Ricco Ficarotta Altamura resta lì, angolo per l'Altamura, sicuramente respira e guadagna un fondamentale calcio d'angolo. 28 sul cronometro, 120 secondi, qualcosa in più. Ora sale il Bitonto, Lo Russo perde la palla, Ficarotta, Papapicco, ultime speranze per il Bitonto. Ficarotta, era bella questa idea per Porcelli, l'intervento fondamentale di Porcelli, di Difonso. Ficarotta qui però pretende un po' troppo, Ficarotta. Ovviamente tutto oro colato all'Altamura, tempesta, Ficarotta, Papapicco, time out chiesto dal Bitonto per gli ultimi sussulti, 29 esatti sul cronometro. Nicola, sì, c'è un minuto più un po' di recupero sicuramente fra i due time out che ci sono stati. E Michele, onestamente non so più cosa dire. C'è poco da dire, Nicola. Sì, assolutamente sì, perché in questi ultimi minuti la squadra si è completamente disunita. Cioè, lo vedo dalle facce delle ragazze, sono veramente molto 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 amareggiate, perché hanno cercato in tutte le maniere, non dico di vincere, ma quantomeno di pareggiare, ma non ce la fanno, stanno sbagliando un sacco di passaggi. Le ragazze murgiane stanno facendo la loro partita tranquilla, serena, battagliando sul campo come lo giusto che sia, stanno proteggendo il 2-1, ma credo che sia assolutamente normale. C'è questo problema di fondo che non si riesce a capire, il perché puntualmente quando la squadra è in vantaggio perde la testa, perché poi parte dal presupposto che dopo uno ne deve fare subito 4, 5, 6, 7 di gol. Non è sempre così, l'abbiamo sempre detto durante il corso di questa stagione, bisogna giocare e ragionare con la testa. Anche oggi non l'hanno fatto e questo sicuramente avrà delle ripercussioni, anche perché, diciamolo francamente, questa sconfitta sarebbe molto ma molto ma molto deleteria per il prosieguo della stagione. Assolutamente sì. Intanto Lo Russo l'accompagna fuori Porcelli, tempesta, Papapicco, Ficarotta, rimessa murgiana, troppo forte la sfera, è imprecisa la sfera di Papapicco per Ficarotta. Tanto il tempo passa, scorre il cronometro, tempesta, Anaclerio contro tre, Anaclerio, forse era fallo, contro tre Anaclerio, Ficarotta, Papapicco ci ha provato, ha respinto bene Zaccannino. Porcelli, perde palla Porcelli, Ficarotta, ancora l'Altamura con Piccinno, Lo Russo, Piccinno, guardando la rimessa il Bitonto, tempesta, Anaclerio, anticipata all'ultimo da Ricco, rimessa per il Bitonto, un po' lenta nel girarsi Anaclerio in questa circostanza, dopo l'ottimo stop Porcelli, l'Altamura si difende con ordine, un Bitonto che tenta puntualmente la via centrale, ma è difficile con Anaclerio, sempre braccata bene da un paio di avversarie. Papapicco, Porcelli, la palla sfuma, 31 già in recupero, che non sappiamo in realtà quanto sia. Tempesta, lancio troppo lungo per Anaclerio, invece comoda per Grimaldi, tanto che perde palla Altamura, rimessa per il Bitonto, Papapicco, Ficarotta prova per Anaclerio, la palla però si spegne sul fondo, tutto oro colato per l'Altamura che vede sempre più vicino a questo fondamentale successo esterno, l'ottavo in 9 partite, soprattutto sarebbe il 9° successo consecutivo in campionato per le murgiane, che si portano a -6 dal Bitonto e una gara in meno. Intanto fallo
offensivo di Anaclerio, forse di sfondamento di Anaclerio. Il Bitonto che con questa sconfitta potrebbe scendere al secondo posto. Tutto sta nel match di tra un paio d'ore, tra le 5 tra San Michele e Leverano. Sconfitta che potrebbe avere. E intanto finisce il Polo Borsellino. Game over a Bitonto. Anche l'Altamura sbanca dopo il San Michele. Il Polo Borsellino sempre 2-1. E la modalità è sempre la stessa. Bitonto in vantaggio 1-0. Poi raggiunto prima e rimontato poi. Ora vedremo come proseguirà la stagione del Bitonto quando mancano 9 partite al termine del campionato. L'Altamura con questo successo fondamentale, soprattutto a livello mentale, si riavvicina e non poco nella zona playoff e rende veramente avvincente questo ultimo scorcio del campionato. Noi vi salutiamo dal Paolo Borsellino e vi ringraziamo da Michele Cortino De Palma e Nicola Vacca. L'appuntamento è alle prossime domeniche con il calcio a 5 femminile.